Perché questi incontri con gli amministratori del territorio? Ma ci eravamo promessi che avremmo girato il territorio, avremmo messo fuori la faccia per dire quello che stiamo facendo, quelli che sono i nostri obiettivi, che sono poi ancora quelli dei soci. Uscire sul territorio significa andare ad incontrare i nostri soci, come una buona società che ha dei soci, e spiegare quello che stiamo facendo e non far trovare tutti di fronte come un fatto compiuto. In particolar modo il primo incontro proprio qua in Val Seriana e parte Val di Scalve, che erano circa 36 comuni, che ricoprono per noi la cosiddetta Area 1, sulla quale abbiamo fatto tutta una serie di investimenti. Attualmente raggiungiamo parliamo di oltre 5 milioni di euro, più una serie di opere di continuità che magari si vedono poco, ma che sono quelle di tutti i giorni, quelle che vanno un po' a sanare certe situazioni che negli anni si sono andati via via a creare, ma anche che magari non erano mai state affrontate. E quindi la logica di questi incontri è proprio anche poi poter sentire quelle che sono le necessità dei sindaci che le colgono dai loro territori, dalla loro gente, in modo da essere al servizio completo dei cittadini. Quali sono gli investimenti che Uniaco è pronta a fare per questo 2016 sul territorio della Val Seriana e della Val di Scalve? Nel prossimo futuro, quindi 2016, avremo altri 1,3 milioni di investimenti previsti e nel periodo quinquennale 2018-2022 comunicato all'ATO abbiamo una mole di investimenti di 23 milioni di euro. Cioè, questo per dire qual è il compito che ci attende nei prossimi anni per risolvere le problematiche esistenti sul territorio. Una delle opere attese in questa zona è quella del depuratore di Ponte Nossa, che comunque, su quale bisogna intervenire. Da questo punto di vista, che cosa pensate di fare? Allora, come abbiamo già comunicato alle autorità competenti, sia i sindaci che piuttosto che la Presidente della Comunità Montana, le ipotesi sono due. Una è quella di collettare tutti i reflui della valle fino al depuratore di Ranica e l'altra invece è quella di implementare il depuratore di Ponte Nossa, che attualmente non sarebbe comunque nelle condizioni di poter servire il territorio. Questa scelta è legata alle ultime verifiche che stiamo facendo sul territorio, che riguardano una serie di scavi di saggio lungo il percorso e il tracciato della futura realizzazione della condotta di collegamento e di una vasca di equalizzazione per andare a accertare la consistenza, tra virgolette, ambientale del territorio in cui andremo a operare e quindi far valutare le conseguenze di questa verifica. Se i costi saranno tali che potranno essere sostenuti perché non includono diciamo così, sistemazioni ambientali e bonifiche ambientali, è preferibile la soluzione di arrivare a Ranica. Se i costi invece dovranno contemplare eventuali bonifiche ambientali, allora il tema sarà molto più controverso e quindi la soluzione più probabile sarà quella di Ponte Nossa, che però evidentemente dovrà vedersi discutere con le comunità del territorio quale sarà la soluzione possibile. Il tema di cui si è parlato questa sera è quello delle perdite occulte che spesso colpisce i cittadini. Avete allo studio una soluzione innovativa, vogliamo parlarne? Allora, il regolamento che abbiamo approvato in Consiglio di Amministrazione, nel Consiglio di Amministrazione di gennaio rivede questo criterio rispetto alla cioè all'attuale sistemazione e prevede un consistente come dire, aiuto da parte di Uniacque nel riconoscere una parte della perdita non solo per la quota fognatura e depurazione come già avviene ora, ma anche per la parte di acquedotto e soprattutto applicando delle tariffe diverse rispetto a quelle che vengono applicate ora, in modo da ridurre considerevolmente l'eventuale sborso che l'utente deve sostenere. In aggiunta a questo abbiamo proposto e proporremo all'ATO una forma, tra virgolette, assicurativa perché è riferita a una contribuzione volontaria di circa 7 euro all'anno per ogni utenza e comunque volontaria che consentirà di godere da parte dell'utente che dovesse incorrere in una perdita degli sgravi, di ulteriori sgravi a tutela di una riduzione consistente del suo esborso.